Eccoci, ben ritrovati spettatori di Le Fonti TV, siamo sempre in diretta per questa puntata di Pocket News che dedicheremo, come potete leggere nella nostra strap, nel titolo della trasmissione, al rebranding, una parola con cui abbiamo avuto insomma una certa familiarità a partire da metà gennaio, quando è uscita la notizia del cambio di logo dell'Inter che avverrà a partire da marzo. Inter che tra l'altro, come possiamo vedere dal sito di Calcio e Finanza, è tornata al centro della cronaca nelle ultime ore perché si è conclusa negativamente la trattativa tra Inter e BC Partners, stop della trattativa tra il Suning e il fondo inglese, anche se ci sono altre società di private equity interessate all'acquisizione di quote di maggioranza o di minoranza del club nerazzurro. Questo naturalmente lo vedremo. Articolo a cura di Matteo Spaziante, che abbiamo proprio in collegamento qui con noi alle Fonti TV. Con Matteo Spaziante non parleremo tanto dell'assetto societario del club, ma soprattutto delle strategie di rebranding e di marketing, come abbiamo detto all'inizio della nostra trasmissione. Ciao Matteo, benvenuto e naturalmente grazie per la tua disponibilità. Ciao Valentina, grazie a te per l'invito. Senti Matteo, è naturale che nel tempo le squadre operino un restyling, un cambio di look, perché cambia il mercato di riferimento, cambiano i tifosi, cambiano le avversarie e cambia naturalmente anche il logo. Tanto che sono andata proprio a controllare in 113 anni di storia nerazzurra, dal 1908 a oggi, il logo del club è cambiato ben 17 volte e solo 6 nell'era Moratti. Però durante l'era Moratti non si era scatenata una guerra, insomma, sui social. I tifosi non avevano espresso così tante perplessità come è accaduto questa volta. Come te lo spieghi? Forse perché non si sentono tutelati nella storia, nella tradizione, da una società straniera come Suning? Sì, probabilmente anche questo è uno dei temi che riguardano le polemiche social che abbiamo visto nelle ultime settimane. D'altro canto, si può anche dire che comunque le modifiche nell'era Moratti sono state, mettiamola così, sono state ridotte, nel senso che comunque il logo era comunque ben identificabile, manteneva le caratteristiche tipiche che ha sempre caratterizzato il logo dell'Inter. Questa volta si parla di una modifica più radicale, più sostanziosa. Probabilmente anche per questo la polemica è divampata nelle ultime settimane. A questo appunto, come dicevi giustamente anche tu, aggiungiamo il fatto che arrivi una modifica da una proprietà straniera, quindi magari molti la vedono come una sorta di interferenza rispetto alla tradizione di un club che ha oltre 110 anni. Stiamo vedendo nella nostra macchia, nelle immagini che scorrono durante la diretta, proprio un tutorial. L'abbiamo trovato su YouTube, come si disegna l'attuale logo dell'Inter. Dura 1 minuto e mezzo, quindi insomma un pochino complesso. Immagino che il prossimo tutorial su come si disegnerà il nuovo logo dell'Inter sarà invece estremamente più breve e più semplice, perché si sta andando verso la direzione del minimalismo, tratti veramente essenziali del nuovo logo. Ci saranno in bella evidenza la I e la M Inter Milano, anche se, come ha detto la D Antonello, non cambierà il nome della società. Ecco, secondo te quale tipo di emozione si vuole suscitare con questa grafica minimal e soprattutto quale tipo di pubblico si intende intercettare? Immagino che l'occhio vada strizzato sempre di più verso i mercati asiatici. Sì, diciamo che è una modifica che guarda soprattutto all'estero, più che al pubblico italiano, anche perché all'estero va ricordato che l'Inter, quella che noi chiamiamo normalmente Inter, è nominata come Inter Milan. Quindi questa IEM che saranno al centro del nuovo logo servirà soprattutto per rendere più identificabile il club fuori dall'Italia. Quindi oltre al fatto di essere un aspetto di marketing, anche perché appunto un logo più semplice è anche più facilmente utilizzabile, ad esempio penso a magliette, penso comunque a prodotti di merchandising. Abbiamo visto con la Juve che ha lanciato anche delle collezioni con il nuovo logo, ma il nuovo logo sostanzialmente non dico sia nascosto, ma è meno evidente, no? Quindi questo logo molto minimal con la J sostanzialmente che domina il logo che è rimasto. Quindi è una scelta che guarda soprattutto al marketing, che guarda soprattutto all'estero e che cerca di andare a sfruttare un mercato che l'Inter finora ha sfruttato relativamente poco. Ovviamente con Suning c'è stato uno sfruttamento del mercato asiatico, soprattutto per i rapporti che Suning ha in Cina e in Asia. Però
però comunque a livello di merchandising l'Inter è ancora indietro rispetto ad altre big europee e anche rispetto alla Juventus, quindi la volontà è quella di andare a intercettare un nuovo pubblico, un pubblico che non sia semplicemente quello italiano che resta lo zoccolo duro del tifo, ma soprattutto guardare all'estero. Matteo, immagino, e correggimi naturalmente se sbaglio, che in una strategia di rebranding conti anche la tempistica, il quando. E abbiamo detto che appunto il nuovo logo nerazzurro comparirà a partire da marzo, in particolare una data, il 9 marzo, il 113esimo anniversario della nascita dell'Inter. Però la notizia, diciamo la spoilerata, se vogliamo utilizzare un termine caro insomma a chi segue le serie TV, è arrivata molto prima, a metà gennaio, tra l'altro in una fase delicatissima, la fase calda della trattativa tra Suning e BC Partners. Da questo punto di vista non ti sembra insomma un po' un errore, una tempistica diciamo non fortunata proprio per tutta la situazione che è gravitata intorno all'Inter in quel momento? No, sicuramente è stata una tempistica non fortunata, nel senso che tra l'altro bisogna anche vedere se sarà rispettata la tempistica di presentarlo a inizio marzo, perché comunque le trattative adesso dovrebbe essere saltata definitivamente quella con BC Partners, ma come dicevi anche prima ci sono altri fondi interessati, quindi c'è anche la possibilità che queste trattative, cioè anzi c'è la grande probabilità che queste trattative proseguano e quindi che venga sostanzialmente congelata la modifica del logo. Il problema però è che nel frattempo anche lo sponsor tecnico sta preparando già le divise per l'anno prossimo, quindi comunque deve anche sapere quale sarà il logo che l'Inter effettivamente utilizzerà sulla maglia, quindi ci sono diverse problematiche, bisognerà capire se si risolveranno in tempo per avere il logo, diciamo io, affinché l'Inter possa presentare il logo in breve periodo. Sicuramente la tempistica non è stata sfortunata, anche perché è arrivato in un momento in cui le critiche verso Suning, anche per il discorso calciomercato e simili, erano particolarmente alte, quindi c'è anche questa tematica sullo sfondo che rimane di critica verso l'operato di Suning. Come hai detto giustamente in precedenza, l'Inter non è certo la prima squadra che ha effettuato questo restyling, questa modifica dal punto di vista stilistico. Lo ha fatto anche la Juventus nel 2017 attraverso tra l'altro un grande evento organizzato a Milano, Black and White and More, dove lo stesso presidente Agnelli ha illustrato la nuova strategia di marketing a livello globale e ha mostrato proprio in anteprima il nuovo logo della Juve, un luogo proprio molto essenziale che segue la tendenza del minimalismo. Però in quel caso la reazione del pubblico, dei tifosi, dei social è stata molto diversa, un cambiamento accolto insomma con favore. Questo perché la Juventus è la società italiana più portata al cambiamento, all'innovazione, mentre l'Inter da questo punto di vista è un po' più tradizionalista? Sì, sicuramente questa può essere una delle chiavi di lettura. A questo va aggiunto anche il fatto che insieme alle voci sul logo, per quanto riguarda l'Inter, hanno appunto uscite anche le voci sulla possibilità che venisse cambiato anche il nome, ipotesi poi smentita da Antonello, come hai ricordato anche prima, però questo ha creato una polemica sui social particolarmente forte, particolarmente corposa da parte dei tifosi dell'Inter, che appunto vedevano una sorta di assalto di una proprietà estera alle proprie tradizioni, a quello che è stata la storia dell'Inter. In realtà appunto riguarderà semplicemente il logo, eppure le polemiche non sono mancate anche in questo senso, probabilmente perché l'Inter, forse, almeno questa è l'impressione, rispetto ai tifosi dell'Inter rispetto ai tifosi della Juve, siano molto più affezionati a un logo che ormai è diventato storico, perché è vero che è cambiato tante volte, però il tema centrale è rimasto sempre quello, ovvero sia le lettere dell'FC Inter Nazionale Milano intrecciate tra di loro. È sempre rimasto questo logo, almeno negli ultimi 20-25 anni, quindi comunque c'è anche questo aspetto di un tifo molto tradizionalista e molto attaccato anche al passato, ma che stiamo vedendo anche ad esempio in altri temi, come può essere quello di San Siro. Esatto, guarda, mi hai proprio anticipato, perché l'Inter è attesa da un periodo di grandi cambiamenti che non interessano solo il logo e la strategia di rebranding, ma interessano anche molte altre cose, ad esempio il cambio dello sponsor con Evergrande che è in pole position per sostituire Pirelli, naturalmente il cambio dell'assetto societario con l'ingresso di nuovi soci di maggioranza o di minoranza, e poi c'è sempre la partita dello stadio, il cambio
cambio, insomma, di sede storica, perché avremo il nuovo San Siro che, secondo le prospettive, sarà pronto entro il 2025, 6 mesi prima dell'inaugurazione delle Olimpiadi di Milano Cortina, con l'inaugurazione proprio prevista nel nuovo impianto. Quindi, insomma, un periodo molto delicato per i tifosi nerazzurri, un periodo di grande cambiamento, di innovazione. Quando diciamo cambiamento e innovazione, diciamo futuro, diciamo sempre miglioramento. Ma è così o diciamo stiamo lasciando per strada dei valori come la storia, la tradizione e una fetta di tifosi che potrebbe disaffezionarsi, disamorarsi, insomma, del club, con delle ripercussioni negative a livello, ad esempio, di marketing, di merchandising, di soldi investiti nell'abbonamento e così via? Ma sinceramente non credo, nel senso che l'esperienza della Juventus in tal senso dimostra che comunque poi una squadra di calcio rimane una squadra di calcio, una società di calcio rimane una società di calcio, per cui quando va bene il tifo è alto, l'interesse verso quella squadra è alto, quando una squadra va male è difficile che comunque si possano fare tante mosse, tante novità, però poi è difficile comunque attirare il tifo, attirare anche l'aspetto economico vicino alla società. Quindi comunque io non credo che sarà così, non credo a questa prospettiva negativa relativamente anche a queste novità in arrivo, anche perché soprattutto sta cambiando il tifoso medio, mettiamola così, nel senso che stiamo entrando in una nuova generazione, l'ha sottolineato anche il presidente della Juventus Agnelli negli ultimi giorni, nelle ultime settimane, e l'obiettivo è andare ad attirare vicino al calcio, vicino al mondo del calcio, quella che oggi è la generazione Z, dei più giovani che vivono e fruiscono anche i contenuti, la televisione, i contenuti anche sportivi in maniera diversa. Quindi comunque servirà a cambiare qualcosa, perché i tifosi che ci saranno fra 10 anni non saranno comunque gli stessi che ci sono adesso o che c'erano 10 anni fa. Quindi comunque qualcosa ha modificato nelle strategie, mantenendo comunque al centro l'aspetto calcistico, che resta quello fondamentale. Giustamente hai detto che uno, insomma, degli aspetti principali per quanto riguarda il futuro, le strategie del futuro, sarà intercettare i gusti, gli interessi della generazione Z, che ho visto in una ricerca di mercato si sta sempre più allontanando dal calcio visto in televisione, si sta invece sempre più avvicinando a tutto quello che riguarda il mondo digitale, giochi come ad esempio Fortnite, che ha dichiarato un dirigente del Liverpool, è quello il nostro nuovo competitor, perché noi lottiamo per catturare l'attenzione dei ragazzi. Ecco, nelle strategie future tu vedi le squadre, appunto, della Serie A, tra cui naturalmente l'Inter, dotarsi di una formazione che sia competitiva anche a livello di e-sport, e-sport che nel nostro universo in Italia non sono ancora così diffusi, ma che ad esempio negli Stati Uniti invece hanno già preso piede. Guarda, sicuramente sì, sicuramente questo è uno dei temi, non a caso anche alcune squadre italiane come Inter, Juventus, Milan e Roma sono sbarcate, mettiamola così, su Fortnite nelle ultime settimane, quindi insieme ad altri big top club europei, quindi non è un caso che le società cerchino anche dei tifosi in quel preciso settore. In termini di esports, la Serie A, come in tanti altri aspetti, in questo momento è abbastanza in ritardo anche rispetto ai competitor europei. E nelle prossime settimane, nei prossimi mesi dovrebbe iniziare ufficialmente il primo campionato, la prima Serie A ufficiale per quanto riguarda gli sport, e sicuramente questo sarà un aspetto in cui i club investiranno. Hanno iniziato già a investire negli ultimi mesi, poi c'è stato anche il tema della pandemia, quindi il tema digital è stato comunque sfruttato maggiormente, anche in termini di visibilità per quanto riguarda gli sponsor, e credo che sarà quella la strada da seguire, mantenendo comunque sempre al centro il fatto che l'attenzione sarà rivolta alla squadra di calcio. Però il fatto che il tifoso del futuro, almeno così sembra dagli studi, sia in questo momento più interessato agli sport che non a una semplice partita, significa che probabilmente gli investimenti non mancheranno nei prossimi anni. Matteo, proprio in conclusione, un'ultima domanda che più che altro una curiosità, torniamo al tema del logo e del branding, perché vediamo proprio dal sito, ecco, l'Inter ha cambiato logo a metà gennaio, almeno è uscita la notizia, e nello stesso periodo Mauro Icardi è spuntato anche lui su Instagram con il suo personal branding molto simile a quello che sarà il logo nerazzurro, con una I e con una M intrecciate, naturalmente
naturalmente le iniziali del nome e cognome sono uguali a quelle della società. È una semplice pura casualità o tu vedi insomma una sorta di provocazione, anche perché Icardi e l'Inter di certo non si sono lasciati proprio bene in maniera amichevole? Sì, sicuramente è stata anche una provocazione, mettiamola così. Se non vado errato, il logo lanciato da Icardi l'aveva già presentato nei mesi prima, non l'avevo utilizzato come, quantomeno come immagine di copertina del proprio profilo Instagram, come immagine profilo del proprio profilo Instagram, scusatemi il gioco di parole, però appunto in molti l'hanno vista come una provocazione, anche perché appunto i rapporti tra l'Inter e Icardi, diciamo che dopo l'addio nell'estate 2019 sono ai minimi termini, sono stati anche ai minimi termini negli ultimi mesi della sua permanenza a Milano, e quindi resta comunque sempre un tema di provocazione, un tema di scontro, e quando c'è da provocare sia lui sia la moglie Vandanara non si tirano certo indietro, soprattutto per quanto riguarda l'Inter. Beh sì, diciamo che insomma la storia d'amore tra Mauro Icardi e l'Inter non si è conclusa bene, nonostante più di 100 gol, esattamente 111 gol in 188 gare, ma sappiamo che l'Inter si è consolata insomma più che bene dopo la dipartita di Icardi con una coppia che sta dando spettacolo come Lukaku e Lautaro Martinez. Bene, Matteo, io ti ringrazio tantissimo per il tuo tempo e per la tua analisi, ci ritroviamo molto presto sempre qui sulle Fonti TV. Grazie a te e buon proseguimento. Ciao Matteo, grazie. Bene, allora noi siamo in conclusione di questa puntata speciale di Pocket News su rebranding e strategie di marketing. Io vi saluto, vi lascio naturalmente in compagnia della programmazione di Le Fonti. Al prossimo appuntamento.